verso 1864 comprato il terreno, Don Bosco pose la prima pietra. Poi si rivolse all'imprenditore Buzzetti. Ti voglio dare subito un acconto per questi grandi lavori. Non so se sarà molto, ma sarà tutto quello che ho. Ma Don Bosco, lei vuol scherzare? 8 soldini. Stai tranquillo. La Madonna penserà al denaro per la chiesa. Io non sarò che il cassiere. E il denaro venne, così abbondante che Don Bosco poté dire che ogni pietra del santuario era una grazia della Madonna. Il 9 giugno 1868 le campane suonarono a festa. Era il giorno della solenne consacrazione. Don Bosco, levando lo sguardo durante il santo sacrificio, poté contemplare tra le lacrime la Signora vestita di sole, che gli era apparsa a 9 anni e che gli apriva i meravigliosi orizzonti di un apostolato sempre più vasto e fruttuoso. Ma nel 1872 Don Bosco innalzò un altro monumento vivente alla Madonna, l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Voi porterete un nome che da lungo tempo il mio cuore vi riservava, Figlie di Maria Ausiliatrice. Per mezzo vostro la Santa Vergine vuol venire in aiuto delle ragazze del popolo. Voi siete povere e poco numerose, ma avrete allieve da non sapere più dove metterle. Bosco di giorno lavorava e di notte scriveva. La stampa, il nuovo formidabile mezzo di cultura e di propaganda, entrava sempre più tra il popolo, diffondeva idee, spesso errori. Don Bosco volle servirsene per fare del bene. Fondò le letture cattoliche, volumetti agili e brillanti. Scrisse e pubblicò la Storia Sacra, la Storia d'Italia, la Storia dei Papi. Fondò una rivista per i giovani. A chi lo invitava a riposarsi, rispondeva: i nemici del bene non riposano e fanno tanto male ai giovani. Bisogna lavorare per salvare anime. Ci riposeremo in paradiso. Nel 1878 Don Bosco narrò ad alcuni intimi un sogno. Mi parve di trovarmi in una regione selvaggia. Era un'immensa pianura. Vidi avanzare una turba di uomini. Erano di una statura straordinaria, di un aspetto feroce. Avevano per armi una lunga lancia e una fionda. Chi dava la caccia alle fiere, chi combatteva sanguinose zuffe contro altri indigeni o contro soldati europei. Il terreno era coperto di cadaveri. Ed ecco spuntare dall'estrema pianura un gruppo di uomini che dal modo di vestire riconobbi essere missionari. Si avvicinavano per predicare la religione di Cristo. Ma i barbari, appena videro i missionari, si lanciarono su di loro con furore diabolico e li uccisero. Ma ecco altri missionari. Si avvicinano con volto ilare, preceduti da una schiera di giovanetti. Io tremavo per loro, li fissai e li riconobbi per i nostri salesiani. Volevo gridare, farli tornare indietro, ma ecco che il loro apparire mise in grande allegrezza quelle turbe di barbari. Abbassarono le armi e ascoltarono volentieri i loro insegnamenti. Dopo un poco, i salesiani andarono a porsi al centro di quella folla e si inginocchiarono. I selvaggi, deposte le armi a terra, ai piedi dei missionari, piegarono essi pure le ginocchia. Don Bosco da molto tempo desiderava mandare i suoi figli nelle missioni, al di là degli oceani. E l'11 novembre 1875 il suo desiderio si avverò. Nella Basilica di Maria Ausiliatrice,
Stipato da una folla commossa, Don Bosco consegnò il crocifisso e abbracciò paternamente i primi 10 missionari salesiani in partenza per l'America del Sud. Li guidava Don Giovanni Cagliero, uno dei primi ragazzi dell'oratorio. Don Bosco accompagnò i partenti a Genova. Salì a bordo del Savoie che doveva portarli in Argentina. Bisognava lasciarsi. Tutti si inginocchiarono e chiesero la benedizione di Don Bosco. Cercate anime, non denari, né onori, né dignità. Prendete cura speciale dei giovani, degli ammalati, dei vecchi, dei poveri, e vi guadagnerete la benedizione di Dio e la benevolenza degli uomini.